ragazzi, benvenuti in questo nuovo video del vostro Antenna Azzurro. Oggi ragazzi andiamo a parlare di un argomento che è da giorni che è successo, però non sono riuscito mai a parlarne. E ragazzi, ne parlo oggi, Conte è il nuovo allenatore del Tottenham. Allora ragazzi, se iniziate a iscrivervi al canale, lasciate un bel like e fammi un commento per sapere cosa ne pensate dei miei contenuti. E fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate voi dell'arrivo di Conte al Tottenham. Allora, iniziamo subito. Conte ragazzi, il nostro ex tecnico, visto comunque che con noi ci ha riportato il tricolore dopo ben 10 anni di dominio della Juventus. Al primo anno si è arrivati secondo in punto dalla Juve, al secondo anno si è riuscito ad arrivare ai primi, con un distacco molto ampio dalla Juventus, no, dal Milan, scusate, di tipo 13 punti. E Conte ovunque è andato ha vinto, ragazzi, c'è poco da fare, ovunque va lui vince. Quindi il Tottenham è dal 2011 che non vince niente. E per me sarà l'anno buono che vincerà qualcosa. Per me, ragazzi, il pronostico vincerà la conference, perché qualcosa sicuramente ti vince Conte. Il campionato non te lo vince perché con Spirito Santo sono partiti malissimo in campionato e quindi ormai la risalita è troppo difficile, considerando anche il City e il Liverpool difficilmente perdono punti, o anche il Chelsea, e quindi in campionato sarà difficile, forse in coppa, però io la vedo più probabile in conference, anche se Conte in Europa abbiamo sempre visto che comunque fa molta molta fatica e non è la competizione che predilige, lui predilige soprattutto i campionati. Però dal prossimo anno si potrà parlare di campionato. Ha firmato un contratto da 15 milioni di euro a stagione fino a giugno 2023, quindi per un anno e mezzo praticamente. 15 milioni sarebbe è il terzo allenatore più pagato dopo Simeone che ne prende 25 e Guardiola che ne prende mi sembra 23. 15 ragazzi, un sostanzioso stipendio, noi ne davamo 12, quindi più o meno siamo lì. Però con i bonus potrebbe averlo visto a 17 milioni. Per me, ragazzi, farà molto, molto bene. Come ho detto, vincerà la conference, secondo me. E anche se, ovviamente, non è uno che gli piace le competizioni europee. Io adesso ho paura per i rinforzi che chiederà, perché probabilmente verrà da noi. Verrà da noi, e da quello che ho letto, vorrebbe Skriniar e Barella. Skriniar potrebbe veramente essere fattibile, perché comunque se ti sgancia 80 milioni te glielo devi dare, ma Barella non bisogna darglielo per nessun motivo al mondo. Skriniar secondo me lo vorrà, perché comunque ha fatto rivitalizzare lui. Adesso vedremo con Barella. E comunque si sta parlando anche di De Vrij, che in scadenza del 2023 potrebbe andare a parametro zero nel 2023, oppure proprio addirittura a giugno, magari pagando una ventina di milioni e se lo potrebbero portare a casa. Speriamo di no, speriamo che ragazzi rompano le palle. Per me prenderanno Vlahovic probabilmente a gennaio o giugno. Secondo me ragazzi addirittura lo prenderanno a gennaio. Addirittura lo prenderanno a gennaio perché la Fiorentina non vuole andare avanti e per me prenderanno due Vlahovic, ma la lista della spesa è veramente ampia per Antonio Conte, che ha chiesto molti rinforzi per la prossima estate, già a partire probabilmente anche da gennaio. E ho visto che comunque avrà a disposizione un budget di 180 milioni di euro per rinforzare la rosa. Alzo le mani, ragazzi. Un grande allenatore, ci ha riportato il tricolore. Adesso vedremo cosa combinerà in terra londinese a Tottenham. Questo, ragazzi, è il mio video. Ma se vi piace, cosa pensate? Ragazzi, al prossimo video.